Zalea Channel. Se invece siete nuovi, benvenuti. In questo caso vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un like al video e scrivermi un commentino, così ci conosciamo. Oggi ragazzi siamo tornati da Mariam e Jasmine. Guardate però Mariam che ha una faccia che pare il ritratto della felicità. Mannaggia poverina, guardate un po', è tristissima in realtà, perché ha perso un punto di fama, è tornata ad essere sconosciuta. E in effetti guardate qua ragazzi, ha ragione, perché aveva una stellina e adesso non ha più nemmeno questa, ma c'era un po' da aspettarselo perché essendosi trasferita da poco a Tomarang deve rifarsi un po' un nome come violinista, insomma, quindi comincerà a suonare un po' più spesso per strada e chissà che qualcuno comincerà a notarla. Poverina, per risollevarle un po' il morale, però pensavo di farle visitare un altro po' Tomarang, perché ragazzi lei ha l'aspirazione fonte della conoscenza di Tomarang, quindi oggi la facciamo fare un po' la turista e vediamo se riusciamo a sollevarle un po' l'umore. Andiamo anche avanti così con la nostra aspirazione e intanto vediamo un po' se questa bella statua, ragazzi guardate qua che bella è questa tigre con questo fiore, non so se è una rosa o qualcos'altro che tiene in bocca. E infatti le tigri le vediamo spesso qua a Tomarang perché sono proprio il simbolo della città. Vediamo un po' se scopriamo qualcosa di interessante a riguardo. Sotto la statua c'è una piccola targa con un'iscrizione che recita: di primo fiore una pietra, non la spina di una rosa. Ogni tigre infine arretra se l'amore è un'altra cosa. Un guizzo ribelle del fato col suo fastello di condanne. Un timido idillio che è stato un sordito cozzo di zanne. Dimentica l'antica danza per te e tanti a questo mondo. Trova l'amore o un'alleanza. Tu, vera tigre nel profondo, con ardore Juan Cordero. Quindi c'è proprio una vera poesia legata a questa statua. Probabilmente qua era scritta l'incisione, quindi Mariam l'ha letta e dai, secondo me un pochino il morale le sta tornando allegro, perché vedete che le sta per scomparire qua la tristezza. Intanto ci sta chiamando qualcuno, copiatura dal compagno. Un'insegnante ha sorpreso Jasmine a guardare il compito di un altro studente durante la lezione e l'ha mandata al preside. Jasmine, ma che è successo? Non ho dubbio che sia stato un errore, fate in modo che sostenga di nuovo la prova. No dai ragazzi, facciamo questo. La risoluzione dei conflitti è aumentata, l'educazione diminuisce un po'. Beh sì ragazzi, anche per Jasmine alla fine iniziare da capo in una città nuova non è mai semplice, poverina, ci sta che ogni tanto succedano queste cose. Comunque Mariam è tornata felice, quindi direi che andiamo avanti con la nostra esplorazione di Tomarang. In particolare ragazzi volevo andare verso questa parte qua, quindi ci attraversiamo questo bellissimo ponticello, perché intanto qua vedo che c'è un'altra statua e andiamo a osservarla, così magari scopriamo qualche altro segretuccio di Tomarang. E anche qua vedete che c'è questa donna che sta accarezzando la tigre e chissà che magari non sia un'eroina o un qualche personaggio di una leggenda. Dopodiché pensavo di andare a visitare il rifugio della tigre di Sulea, perché possiamo fare tante cosine carine. E qui invece ragazzi ci dice che questa è la statua della grande madre. Kun Mae visse un'esistenza lunga e fruttuosa al servizio della gente di Tomarang, che continua a rendere omaggio sia a lei che al giuramento di protezione reciproca fatto alle tigri. Secondo la leggenda, il suo spirito seguita a passare da una generazione di tigri nell'altra. Tenendo gli occhi aperti potresti sorprenderla a osservare della boscaglia per assicurarsi che la sua promessa venga mantenuta. Altri dicono che gli occhi scintillanti presagiscono l'inevitabile ritorno delle belve. Comunque sia, Kun Mae continua a vivere nella realtà e nella leggenda come la grande madre di Tomarang. E quindi questa ragazzi è la grande madre. Molto molto bella e caratteristica. E adesso direi che andiamo nel rifugio, lo visitiamo e vediamo che cosa ci riserva questo bellissimo tempio. Guardate un po' ragazzi, così immerso nella boschiglia tomarenga, guardate un po', proprio si vede che è molto antico, perché vedete che c'è cresciuto sopra tutto muschio, quindi chissà che storia ha dietro. Tigri nascoste. Il suono distante di alcune tigri che ringhiano filtra attraverso i folti alberi, ma Mariam non riesce a scorgerne neanche una. Strizza gli occhi e si contorce per vedere meglio, ma delle tigri neanche l'ombra. Se come sembra stanno badando i fatti loro, Mariam dovrebbe fare altrettanto e cercare di godersi ciò che già vede.
possiamo scegliere tra guarda in su e osserva gli uccelli oppure rilassati e ascolta le tigri. Ma io direi di ascoltare le tigri. Tigri nascoste! Che disdetta! Non solo Mariam non ha visto alcuna tigre, ma si sono addirittura ammutolite tutte quante! Ma no! Ormai di pessimo umore, Mariam rinuncia alle altre attrazioni della natura mentre si allontana con passo pesante. Forse è il momento di un pisolino. Mannaggia ragazzi, questa visita al tempio non è stata proprio fruttuosa perché Mariam non è riuscita a scorgere nulla. Forse dovevamo guardare gli uccelli, ma vabbè ragazzi, la prossima volta vedremo che cosa ci capiterà. Comunque, il tempio è molto bello, il rifugio, per cui direi che Mariam vuole fare una donazione. Andiamo a sostenere e possiamo donare o 10 o 50 simoleon oppure adottare una tigre. E quindi ragazzi, visto che Mariam non è riuscita a vederle le tigri, quasi quasi gliene farei adottare una. E vediamo un po' questo però che cosa comporta adottare una tigre, perché non penso proprio che insomma ci arrivi a casa. E quindi vediamo un po' che cosa ci dice. Il club del cucciolo ti dà il benvenuto. Congratulazioni per la nomina a membro del club del cucciolo e grazie della generosa donazione a favore del programma Adotta una tigre. Ogni cucciolo ha bisogno di un morbido amico, quindi preparati a ricevere il tuo e stiamo un esclusivo poster commemorativo che sarà recapitato per posta in uno o due giorni lavorativi. Il tuo contributo sta aiutando le tigre a prosperare dentro e fuori dal rifugio della tigre di Sulea e per questo è la nostra ammirazione. Non mancare di tornare a donare di nuovo più tardi. Oh, perfetto ragazzi, quindi ci dovrebbe arrivare a casa un souvenir, un peluche a quanto ho capito e un poster. Mariam quindi è entrata nel club del cucciolo. Mariam Estrada ha ora un abbonamento esclusivo a suo nome. Che le buone azioni e le donazioni continuino. Quindi ragazzi, se io adesso vado di nuovo su sostieni, vedete, non mi fa più adottare perché l'ho già fatto, ma posso fare una donazione ancora più generosa, ovvero 100 simoleon. Perfetto, dai, così cominciamo ad essere sempre più in linea con la comunità di Tomarang. E a questo punto, ah, tra l'altro mi sa che ci ha sbloccato anche una nuova pietra miliare. Sì, guardate qua che carina! Ha adottato una tigre. Mariam ha sponsorizzato una tigre del rifugio delle tigre di Sulea a Tomara. Quindi ci compare anche come pietra, come ricordo. Perfetto! A questo punto, ragazzi, direi che possiamo andare a cercare di raggiungere gli altri step dell'aspirazione. Dobbiamo lasciare un frutto dell'incenso presso una casa degli spiriti. E per farlo dobbiamo invece andare verso il centro cittadino di Tomarang. Ed eccoci qua, siamo al giardino botanico di Tomarang, dove eravamo già stati ragazzi nell'episodio 1, e però guardate un po' oggi che cosa c'è in più rispetto alla volta scorsa. C'è proprio l'altare, eh sì, ce l'ho piazzato io in realtà perché non c'era, ma secondo me ragazzi ci sta benissimo qua sotto, cioè sembra veramente fatto apposta. Per cui Mariam, andiamo un po' a vedere di fare un'offertina. Possiamo lasciare un frutto o dell'incenso presso questa casa degli spiriti e vediamo un po' come funziona. Allora, lascia dell'incenso, lascia un frutto. Mettiamo dell'incenso, dai. Così magari, ecco, guardate che carino, sta anche rilasciando una bella fragranza nell'aria. Intanto ce l'ha dato come spunta, perfetto, e ci è comparso infatti anche il mood specifico, odore serafico. Un aroma sereno avviluppa l'aria, consentendo a Mariam di provare un senso di appagamento. Così anche chiunque si trovi a passeggiare per questi giardini si trova rilassato da questo odore di incenso. Ma posso fare anche altro? Volendo posso anche lasciare un frutto, quindi dai, lasciamo anche questo. Oh, ecco qua ragazzi, guardate che carino, abbiamo fatto anche tutte le nostre offerte. Intanto Jasmine è tornata a casa, ho visto che i voti sono aumentati anche a 10, perfetto, brava Jasmine. E adesso continuiamo la nostra passeggiata a Tomarang ragazzi, perché dobbiamo conoscere un sim con il tratto figlio del villaggio. In realtà proprio la nostra Jasmine ha questo tratto, ma essendo la figlia, immagino che non me lo conti come aspirazione. Dobbiamo incontrare proprio un sim al di fuori della nostra unità familiare e quindi pensavo di andare con Mariam a bussare a qualche porta finché non incontriamo il sim o la sim giusta. Quindi la mia tattica è quella di andare a visitare le case delle famiglie già residenti a Tomarang, quindi andremo tipo qua da Ibunma, nell'appartamento Punta Sungai e a Takasoi, e speriamo di incontrare il sim con il tratto figlio del villaggio.
Eccoci qua alla nostra prima tappa. Guardate che carina questa casetta. Non è un condominio, ma è un semplice lotto residenziale, però molto molto tomarengo. E vediamo un po' se c'è qualcuno in casa. Bussiamo alla porta e scopriamo un po'. Guardate, hanno anche un altare degli spiriti personale. E guardate un po' che bello. La casetta si trova praticamente su questo bel mare dietro, molto molto carino. Vediamo un po' chi incrociamo in casa. Perfetto, abbiamo questo bimbino piccolino, Sudbun Ma, che è un toddler, quindi sicuramente il tratto finito del villaggio ancora non ce lo può avere. Diciamo che andiamo a fare una presentazione di Tomarank con questa simmina che si chiama Nin Bun Ma. E vediamo un po' se scopriamo qualcosa di lei. Oh, ci presentiamo come Tomarank vuole. E sì, ragazzi, ci abbiamo avuto un sacco di fortuna perché alla prima sim incontrato abbiamo scoperto che lei è una figlia del villaggio, oltre ad essere topo di biblioteca e romantica. E quindi, intanto che chiacchieriamo un pochino con lei, perché no, così la conosciamo, ci facciamo anche un po' di amicizia, vediamo che cos'altro ci richiede da fare il secondo step dell'aspirazione. Oh, ragazzi, mi sa che non vanno tantissimo d'accordo loro. Forse a questa sim non piace molto la musica, chissà. Intanto renditi disponibile ad ascoltare, che è invece un'interazione che può fare Maria, ma essendo generosa. Ok, ragazzi, mi sa che proprio loro due non vanno d'accordo, quindi forse togliamo il disturbo. Però prima di farlo volevo vedere che cosa altro dobbiamo fare. Allora, seguire le ricette di Tomarang. Clicca su un frigorifero, una cucina, una pentola a pressione o una griglia per cucinare dei piatti tipici di Tomarang. Ah, ci dicono anche quali sono, meno male. Quindi alo alo, nasi lemak, zuppa di samosa, riso al vapore. Ci stanno una marea di piatti che potremmo seguire. Perfetto. Poi dovremmo comprare una maglietta al mercato notturno. Perfetto. Comprare cibo al mercato notturno, che l'abbiamo già fatto, ma lo andremo a rifare così ci dà la spunta. E seguire una ricetta usando una pentola a pressione. Ah, perfetto! Quindi dovremmo comprare anche questo elettrodomestico nuovo che ancora non abbiamo. D'accordo, allora intanto io direi che quasi quasi faccio finire un altro pochino il giretto turistico a Mariam. Comunque conoscere gente a lei piace, ad esempio conosciamo lui con presentazione di Tomarang e vediamo se scopriamo qualche altra cosina, perché mi era capitato, ragazzi, ogni tanto di poter chiedere alle persone dei segreti di Tomarang e quindi vorrei vedere se riusciamo a scoprire qualcosina. Intanto qua ci dice: Mariam gradisce i sim casalinghi? No, in realtà gli piacciono i sim un pochino più attivi. Vediamo un po' che cosa ci dice lui, che si chiama Kazen Bunma. Ecco, ragazzi, l'interazione che cercavo me la dà sotto pettegolezzi. Verità di Tomarang. Sì, sono proprio curiosa. Vediamo se lui ci dice qualcosa. Comunque, io vorrei far notare che invece con lui Mariam va piuttosto d'accordo perché sono diventati già amici con pochissime interazioni. Vediamo se ci racconta qualcosina. È il momento di una verità di Tomarang. Nessuno sa che tendo a pensare all'impero brumano quasi ogni giorno. Influenza tutto: strutture sociali, sistemi politici, tasse. Se ti soffermi un attimo a pensarci, puoi ricondurre più o meno qualsiasi argomento a quel cruciale periodo storico. Persino l'invasione dei bratipi giganti fu causata dalla caduta dell'impero brumano. L'impero brumano mi fa morire sta cosa. Cioè, come si fa a non pensarci? Oh, ragazzi, quindi praticamente quando andiamo a scoprire le verità di Tomarang, penso che in realtà siano quei segreti degli abitanti che possiamo venire a sapere se stiamo un po' ficcanaso, no? Quindi se stiamo un po' come Trudy. Ma in questo caso la verità di Tomarang ce la dicono loro spontaneamente, quindi è un segreto che ci confessano loro, mentre nei casi tipo Trudy l'andiamo a scoprire noi, insomma, senza che l'altro sappia nulla. Ragazzi, mentre Mariam sta continuando la sua passeggiatina per il centro di Tomarang, si imbatte in una costruzione di cui rimane semplicemente affascinata. Guardate qua che bel palazzo! C'è anche una piscina, si intravede questo bellissimo spazio aperto, questo giardino. E guardate che sembra proprio un palazzetto a più piani. E qua c'è anche un cartello e quindi Mariam, incuriosita, lo va a leggere. Rifletti sull'affitto.
Praticamente questo è un cartello che sta dicendo che questo palazzo è di nuova costruzione, ancora deve essere ultimato perché è in corso di ristrutturazione, ma a breve, alla fine della stagione, più o meno, diventerà disponibile sul mercato. Sì, ragazzi, quindi alcuni appartamenti saranno liberi. Guardate un po', Mariam è diventata molto ispirata. Affittasi per aver ponderato le prospettive future. Dovrei affittare un'abitazione da qualche parte o magari gestire in prima persona una proprietà? Occorre una valutazione attenta. Diciamo che, ragazzi, lei vede questo super condominio, lo paragona a quello al motel in cui sta vivendo adesso e si immagina di vivere qua, in questo posto meraviglioso. Tutto nuovo, con questa bella piscina, chissà gli appartamenti dentro come saranno. Sembra un condominio un po' di un certo livello, di lusso, e quindi sogna che chissà un giorno magari ci si potrà trasferire anche lei. Però per il momento, non abbiamo tanti soldi e quindi possiamo solo sognare. Però ragazzi, in futuro chissà, non si può mai dire, no? E per la serie, mettiamo a confronto il super condominio lussuoso che abbiamo appena visto con quello in cui stiamo vedendo. Vi vorrei far notare che c'è la piccola Jasmine che purtroppo puzza perché ha assolutamente bisogno di lavarsi, ma guardate qua, non possiamo neanche farci la doccia perché è in vigore il piano di risparmio dell'acqua per 12 ore in questo condominio. E niente, ragazzi, quindi vedete in che condizioni siamo costretti a vivere, però purtroppo al momento non possiamo permetterci di meglio e quindi niente, sia Mariam che Jasmine dovranno accontentarsi di questo. Anche Mariam avrebbe bisogno di una doccia, ma ragazzi, niente, non possiamo fare nulla perché fino, penso, a mezzanotte non abbiamo neanche l'acqua della serie, non abbiamo manco gli occhi per piangere, in pratica, ragazzi. E quindi niente, per oggi direi che ci fermiamo qui con questo episodio. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mettete il like, mi raccomando, mettete anche il mi piace alla mia pagina Instagram per rimanere sempre aggiornati. E noi ci rivediamo presto nei prossimi video. Ciao, con una Coco che mi sa che sta anche entrando in calore, ragazzi. Quindi ne vedremo davvero nelle belle. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!